siamo arrivati finalmente alla, come alla vigilia. Alla vigilia. Cosa... dare fuoco ai polveri. Sembrava all'inizio, sembrava un'impresa, una Mission Impossible. Beh, è una bella impresa, devo dire sinceramente, è una grossa impresa, anche perché a parte i numeri, le dimensioni e l'importanza che ha questa ragazza, sta facendo in un periodo certamente non dei migliori e dei più semplici, soprattutto per recuperare risorse economiche da destinare a questa manifestazione. Siamo partiti da un anno che stiamo lavorando assolutamente per affrontare e cercare di arrivare nel miglior modo possibile a oggi. Credo che la situazione sia tranquilla, vento forse ce ne sarà anche un po' troppo il primo giorno, però non credo che mancherà. Il posto è magnifico, i campi di regata sono l'ideale, si tratta di aspettare un attimino per vedere il risultato di questo grande sforzo. Nonostante i costi, e devo dire che il problema principale è stato quello dei trasporti, perché su questo settore abbiamo trovato grossissime difficoltà a trovare sovvenzioni o convenzioni o perlomeno sponsorizzazioni. Nonostante... no, è di moda mettere la scritta Tirrenia sulle maglie. Sì, purtroppo ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo provato anche con la Regione Sardegna, a intervenire con la Sarema, con tutte le compagnie, però questo è un periodo soprattutto di punta del controesodo, per cui le compagnie di navigazione chiaramente non hanno dato grandi possibilità di intervento su questo, sotto questo aspetto. Nonostante tutto questo abbiamo quasi 900 ragazzi iscritti e 800 barche. Questo è un grandissimo risultato, questo vuol dire che la Sardegna, Cagliari, in modo particolare per i campi di regata, per gli spazi e i circoli che ha, merita e la gente viene sempre volentieri. Allora sì, è un successo perché la gente ha creduto in Cagliari, è stata entusiasta quando noi abbiamo incominciato a parlare di Cagliari. E nonostante tutto quello che riguarda i mezzi per raggiungere Cagliari, attenzione, cioè bisogna prendere un traghetto, non è come andare in Sicilia dove a volte ci puoi andare in auto, qui devi arrivarci col traghetto e ci arrivi solo con la nave che ha dei costi, e dei costi altissimi, abbiamo visto cosa costano pulmini, carrelli, il trasporto dei ragazzi, eppure sono stati tutti entusiasti per venire. Evidentemente le società, i genitori hanno voluto fare questo sforzo premiando Cagliari per la sua location sicuramente. Insomma, facciamo provare un po' a tutti quanti l'ebbrezza che proviamo noi ogni trasferta, perché noi ogni trasferta prendiamo il traghetto. E questo è vero, questo è vero. È una delle cose che avevamo discusso già in consiglio. Il venire qui comporta delle spese, ma soprattutto per voi comporta delle spese venire tutte le volte sul continente, ed è giusto che una volta si venga anche qui. L'altro giorno ci siamo visti in spiaggia e ho detto che dai giochi delle isole si è risparmiato qualcosina, ma è destinato poi, quello che si è risparmiato è destinato alla primavera? Sì, si sono risparmiati 300.000 euro. C'è una lettera che è partita dal CONI rivolta all'assessore regionale allo sport perché queste risorse vengano impiegate nel mondo dello sport, in particolare nell'attività giovanile. Io direi anche nella, diciamo così, iniziative che le federazioni portano avanti per quanto riguarda il sport dei ragazzi, quindi su questi punti noi stiamo insistendo che i soldi vengano in un certo qual modo finalizzati.